Noemi, se vuoi dirci qualcosa relativamente al marchio Deco, prego. Noemi Manca. Buongiorno a tutti. All'interno di questo progetto che Marco ha illustrato, io mi sono occupata del marchio Deco, il marchio di denominazione comunale. Come abbiamo proceduto? Diciamo che abbiamo fatto diverse iniziative volte a focalizzare meglio qual era il nostro saper fare, qual era il nostro saper produrre. Abbiamo fatto un progetto di recupero dei mestieri artigiani e ci siamo resi conto che gli anziani hanno dei saperi da trasmettere, abbiamo delle capacità artigiane notevoli, li abbiamo trasmessi agli adulti con delle botteghe scuola, li abbiamo trasmessi ai bambini con dei laboratori didattici. Abbiamo fatto delle riunioni con i produttori locali, abbiamo cominciato a fare dei piccoli mercati a chilometro zero durante l'estate, in notturna, oppure come struttura mercatini di Natale in inverno. Ma abbiamo cominciato a conoscerci e abbiamo cominciato a renderci conto che veramente le nostre tradizioni sono numerose e meritano un'attenzione diversa rispetto a quella che gli abbiamo rivolto sino ad ora. Quindi anche l'enogastronomia, partendo da questo saper fare, partendo da questo saper produrre, l'abbiamo vista con occhi diversi, ci siamo resi conto che è necessario in qualche modo comunicarli meglio. Quindi sono una risorsa, ci siamo resi conto che non possiamo perdere la possibilità di utilizzarla nella programmazione del nostro sviluppo locale. E quindi abbiamo cercato uno strumento che potesse focalizzare meglio queste identità territoriali, sia dal punto di vista agroalimentare, sia dal punto di vista artigianale, che dal punto di vista enogastronomico. Lo strumento è stato il marchio Deco, il marchio di denominazione comunale, che è un marchio di qualità, che principalmente lega il territorio con le sue produzioni, alle sue produzioni, e le lega anche in un modo turistico, in modo da proporre e quindi valorizzare sia il prodotto sia la destinazione turistica. Brevemente vi spiego l'iter che abbiamo percorso. Innanzitutto con la Commissione Attività Produttive abbiamo steso un regolamento, il regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari, enogastronomiche e artigianali tradizionali locali. Abbiamo portato questo regolamento in Consiglio Comunale, è stato approvato all'unanimità. E abbiamo legato a questo regolamento un registro nel quale ci siamo impegnati a inserire tutti i nostri prodotti tipici. A partire da questa struttura abbiamo attivato diversi step. Il primo step è stato quello della segnalazione, ossia amministratori, cittadini, associazioni, produttori, chiunque poteva segnalare un prodotto degno di nota, degno di essere inserito nel marchio Deco e chiedere all'istituzione, all'amministrazione di procedere alla valutazione di questo prodotto. Abbiamo avuto 4 segnalazioni per adesso. La segnalazione principale, quasi scontata, sono state 2, quella degli agrumi e quella dei prodotti ittici. Muggini, anguille e cozze. Successivamente abbiamo avuto altre segnalazioni di prodotti enogastronomici, la ciambella grassa, che è un dolce tipico della nostra zona, e la prazzida, una focaccia ripiena di verdure. Per ora noi abbiamo attivato 2 commissioni, la commissione agrumi e la commissione attività produttiva, e questo è stato il secondo step. La giunta comunale insieme alla commissione attività produttiva ha individuato la commissione, diciamo, composta da un referente dell'amministrazione, il sindaco, un suo delegato, degli esperti. In particolare per entrambe le commissioni abbiamo avuto la collaborazione dell'agenzia Laure e del dottor Viviani in particolare. Per quanto riguarda per entrambe le commissioni,
Per quanto riguarda invece l'attività di la commissione prodotti ittici, l'altro esperto è stato il biologo marino dottor Luca Paderi e l'agronomo dottor Valerio Boi, presidente dell'agrumicola del Sarrabus. Ovviamente componenti della commissione sono stati però principalmente anche i produttori locali, i presidenti delle due cooperative di pescatori, Giampiero Cucco per Feragi, per la cooperativa pescatori di Feragi, e Sandro Magia per la cooperativa pescatori del Sarrabus. Per quanto riguarda invece gli agrumi, Tullio Murgia, tra i massimi produttori del territorio, Tullio Murgia, Silvio Paderi, Angelo Serluca, Mario Cucca. Mario Cucca in particolare, che ringrazio qui presente, è stato veramente la memoria storica perché che ci ha permesso di ricostruire la storia dell'agrumicoltura muravera. Abbiamo detto che il marchio Deco è principalmente uno strumento per legare la produzione al territorio, ecco, grazie al signor Mario siamo riusciti proprio a ricostruire la storia dei nostri agrumi. Il terzo step è appunto la stesura del disciplinare. Il disciplinare ci permette di dare ai nostri prodotti e ai nostri produttori dei parametri, dei requisiti che devono essere soddisfatti affinché questi prodotti abbiano queste caratteristiche. Solo un racconto velocissimo di come si è sviluppata le commissioni. Ci siamo riuniti circa 10 volte per ogni commissione, ma soltanto un episodio volevo raccontare perché mi sembra pregnante. Diciamo che nella commissione degli agrumi abbiamo scoperto che a trasformare l'agrumicoltura a Muravera è stata una donna. E questo è interessante perché in qualche modo si conferma che Muravera ha le donne come motore, a partire da Donna Francesca Sannasulis alla fine del Settecento con la seta, abbiamo anche una donna che ha in qualche modo stravolto l'agrumicoltura a Muravera ed è Maria Cucca, Marianina Cucca, che nei primi del Novecento ha deciso di cambiare la tipologia di cultivar che avevamo nella nostra zona, quindi dalle cultivar antiche, vaniglia e arancia bionda, decise di portare delle cultivar californiane. Quindi fa un viaggio in transatlantico di 20 giorni con le marze californiane. Questa è la base della nuova agrumicoltura di Muravera. Diciamo che c'è stato tutto un processo di selezione, impollinazioni e innesti, e da questo incontro tra le cultivar californiane e quelle locali che avevano una tradizione ultracentenaria, perché è attestata sin dall'epoca spagnola la coltivazione agrumicola a Muravera, è nata un nuovo prodotto che è appunto l'agrume di Muravera. Benissimo, grazie Noemi. Tra l'altro l'ultima cosa, tutti gli obiettivi sono stati già illustrati anche da Marco, quindi non mi soffermo sugli obiettivi del marchio Deco, però uno step ulteriore potremmo fare, è lo step di mettere in rete tutti i marchi Deco della Sardegna. Diciamo che la Sardegna è la regione che ha utilizzato meno questo strumento in Italia. Abbiamo le pesche di San Sperate, abbiamo i coltelli di Luras, i tappeti di Sarule, pochi altri prodotti tipici. Però è bene, insomma, metterci a sistema in modo che ci sia un ulteriore rafforzamento della promocommercializzazione dei nostri prodotti, mettendo insieme tutti i marchi di denominazione comunale della Sardegna. Benissimo, grazie Noemi. Ancora. Ancora una volta le donne, per confermare che sono brave sono state sempre brave tutto. A far credere che fossero gli uomini a comandare. Ah, certo. Sempre brave. Il dottor Tizzano, che è il direttore di Coldiretti, è nostro partner in una serie di attività che stiamo portando avanti per la valorizzazione delle produzioni locali. Dottor Tizzano, prego. Grazie signor Sindaco, buongiorno a tutti. Sono venuto con piacere perché siamo alcuni anni che stiamo collaborando per la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Noi con i mercati di Campagna Amica abbiamo iniziato 10 anni fa, perché soprattutto è un cambio culturale che bisogna far fare al consumatore, al cittadino consumatore. Abbiamo iniziato 10 anni fa con un cartello che
c'era la mamma con il bambino e il bambino chiedeva alla mamma: mamma, ma tu sai le schifezze che mi fai mangiare? Perché il problema grosso è che non c'è una tracciabilità nei prodotti, nel cibo e nei prodotti. Il sindaco diceva una cosa, mi veniva da ridere, perché diceva: i nostri prodotti li conoscono sulla 131 perché mettono arance di Muravera, Washington, non sono arance di Muravera, appunto, sono spagnoli. E allora anche su questo noi stiamo facendo un lavoro. Io ho rischiato di prendere botte avantieri in via Cadello, perché ci sono due con le bandiere Coldiretti, perché adesso il brand Coldiretti è sinonimo di prodotto tipico, di prodotto locale, di freschezza eccetera eccetera, di garanzia della tracciabilità del prodotto. Beh, c'erano questi con le bandiere, io mi è venuto spontaneo fermarmi e dirgli: ah, ma lei è socio? No, io questo subito l'ha capito, dice: no, io sono un socio, cioè tira fuori la testa, la testa del mercato all'ingrosso di Sestu. E va bene. Gli ho detto: ma guardi che lei non mette Coldiretti e non mette la bandiera, lei è un venditore ambulante, lei compra e vende. Per noi era importante difendere il prodotto e farlo riconoscere il prodotto, perché la truffa agroalimentare la conosciamo tutti. Parliamo nel mondo. Ci sono 60 miliardi annui di perdite dell'Italia, dei prodotti italiani che vengono venduti nel mondo come italiani che italiani non sono. In Sardegna non siamo da meno, nel senso che noi importiamo il 75-80% dei prodotti ortofrutticoli. E se qualcuno ci pensa un attimo, è inspiegabile che noi non riusciamo a vendere i prodotti e che i prodotti nostri restano sul lab, invece però tutti ci chiedono i prodotti, c'è qualcosa che non funziona. E allora, perché noi abbiamo fatto i mercati di campagna amica, avendo anche problemi con le amministrazioni, perché naturalmente andavamo a invadere il campo della parte commerciale, perché qualcuno ci diceva: ma voi fate i produttori, a vendere ci pensiamo noi. E no ragazzi, se su un euro di un prodotto agricolo soltanto il 17 centesimi resta nel produttore agricolo, non può funzionare la macchina, perché le aziende agricole stanno chiudendo. Allora c'è qualcosa che non funziona, c'è la richiesta dei prodotti ma le aziende stanno chiudendo. Allora dobbiamo fare una riflessione tutti, la politica deve fare le riflessioni, perché il rilancio del territorio, il nuovo modello di sviluppo che diceva il sindaco, io condivido pienamente, perché noi abbiamo pensato negli anni 60 a uno sviluppo industriale che ha lasciato inquinamento, morte, malattie, robe varie, disoccupazione e anche l'abitudine a essere cassa integrati, cioè a essere assistiti. Questo bisogna che passi la testa e nella crisi ci rimette tutti quanti a lavorare, perché negli anni passati la finanza ha avuto un ruolo fondamentale, vediamo i derivati, tutto quello che è successo, investivamo sui debiti, sulla carta e non restava niente. Oggi noi dobbiamo pensare a un nuovo modello di sviluppo che è su dove si crea reddito, dove si crea ricchezza. In agricoltura si crea ricchezza e nel territorio e nell'ambiente. Noi avevamo coniato uno slogan che funzionava e che funziona ancora, è quello di esportare il territorio, non esportare il prodotto, il territorio. E quello che sta facendo il comune lo condivido, quello di fare un marchio comunale, però questo non basta, nel senso che è intelligente anche sapere, conoscere il territorio, conoscere le produzioni, ma conoscere anche le richieste che ci sono intorno al territorio, perché noi sappiamo che nelle zone turistiche, le località turistiche, il periodo di maggiore afflusso sono da giugno a settembre, quindi bisogna fare in modo che le produzioni siano in quel periodo, perché in quel periodo, quindi bisogna anche pensare forse a qualche nuovo indirizzo culturale, perché le arance va bene fino a giugno ci può andare, ma poi non possiamo pensare che ci sia un'arancia che sia ad agosto o meno, quindi pensare delle produzioni che in quel periodo servono. Noi con la Camera di Commercio di Cagliari stiamo cercando di fare una cosa interessante, stiamo cercando di mettere insieme la parte commerciale, quindi le associazioni dei commercianti, la Confcommercio e la Confesercenti e la Coldiretti, i produttori. Stiamo cercando finalmente di fare un qualcosa di lavorare insieme, non di essere quasi nemici, vedere il commerciante come il ladro e il produttore come quello da spennare, no, cerchiamo di lavorare insieme dove tutti quanti possiamo guadagnare. Quindi stiamo cercando, proprio quello che diceva lei, di mettere insieme le produzioni, sapere quanto abbiamo di prodotto, tant'è vero che ne approfitto oggi per chiedere alla Agrumicola di mettersi in contatto con gli uffici o direttamente con noi, perché ci serve avere i dati, perché vorremmo mettere insieme tutti i dati produttivi dell'agrumicola in questo caso, ma anche della centrale di Villa Cidro eccetera, perché vorremmo creare una piattaforma direttamente dai produttori agricoli
di prodotti esclusivamente sardi da poter poi portare nei centri, nei villaggi turistici, chiamiamoli così, e non solo, alberghi eccetera, perché vorremmo portare noi la proposta, vorremmo portare una proposta dove dice: noi abbiamo aggregato tutto questo prodotto, tra cui anche il pesce, la carne, tutto quello che serve, creare una piccola piattaforma sarda per poter rifornire tutti i villaggi turistici dove c'è grossa richiesta, ma l'80% del prodotto che viene commercializzato o lavorato all'interno non è sardo, non è neanche italiano probabilmente. Allora io credo che quello che noi stiamo facendo come Coldiretti è proprio quello di denunciare la truffa che c'è e di valorizzare il prodotto nostro, ma certificandolo però, perché altrimenti passa tutto per italiano. Il problema grosso sono le lobby. Noi abbiamo un problema, faccio l'esempio per capirci, sul latte e derivati. Noi abbiamo chiesto che nel cartoni del latte venga indicato da dove arriva il latte, perché, per chi non lo sapesse, l'80% del latte UHT che consumiamo, siamo convinti che sia italiano, non è italiano, viene dalla Germania, dalla Lituania, dalla Polonia, dai paesi dell'est in genere, perché arriva a un prezzo stracciato e lo vendono però come italiano, pagandolo noi come italiano. Allora io dico che non può uno Stato italiano permettere questo, perché addirittura sono segretati le importazioni, quindi noi non sappiamo quanto è latte arriva. È assurdo questo. Allora credo che ci debba essere un cambio culturale anche dalla politica, soprattutto perché i cittadini consumatori hanno capito il messaggio e stanno cercando i prodotti. Tant'è vero che noi abbiamo avuto una soddisfazione, un successo, perché ci ha chiamato Carrefour e ci ha chiesto di fare i mercati di campagna mica da loro. Non vi dico il gesto che gli ho fatto, l'avete capito, perché noi stiamo portando via la gente, voi volete che ve li riportiamo dentro? Assolutamente no, perché hanno perso il 20%, anche il 30% di consumo del fresco, perché la gente si è stancata di non trovare più un prodotto italiano, di trovare soltanto prodotti che vengono da fuori, che vengono intanto stoccati in frigo per mesi e mesi e anche fatti maturare con gas, eccetera, sapendo quello che ci crea di problemi. E creando anche inquinamento, perché arrivano da 2000 km in aereo, in nave, eccetera, eccetera. Quindi credo che valorizzare e consumare il prodotto locale, il prodotto italiano, faccia bene alla salute, ma fa bene anche alla tasca. Io siamo a disposizione per collaborare con voi, per fare in modo che si crei questo marchio territoriale e che all'interno Benissimo. Del marchio ci siano anche i prodotti vostri, insomma. Grazie, dottor Tiziano, grazie. Allora, concludendo, noi oggi facciamo un'analisi di una serie di settori. Concluderei con quella parte legata alle produzioni, con un'altra esperienza. Intanto le do un altro dato, per esempio con questa analisi che stiamo facendo. Intanto noi stiamo confrontando i dati territoriali con il Sarrabus e poi con quelli della Sardegna. Scopriamo, proprio al fine di evidenziare le potenzialità, abbiamo scoperto che per esempio produciamo in Sardegna più latte vaccino del Trentino, per esempio. O che abbiamo, questa è una garanzia, 3 pecore a testa, quindi il futuro in qualche modo ce l'abbiamo assicurato, perché sono 4 milioni e 700 mila pecore. Allora, dicevo che nell'ambito della valorizzazione delle produzioni locali e nell'ambito di questa, del progetto di sentieristica di cui vi parleremo fra un po', abbiamo voluto portare avanti l'iniziativa delle aziende aperte. Cosa si tratta? Allora, l'esigenza era quella, uno, di creare un canale di vendita in qualche modo ecco alle strutture, ma metterle in rete, cioè farle sentire parte in qualche modo di una rete, ma volevamo anche arricchirci del loro contributo, perché abbiamo pensato a questa esperienza di azienda aperta che sicuramente comporterà un notevole contributo, secondo me, anche a tutto il comparto turistico, la possibilità di far vivere, dicevo prima, ho parlato di vacanza e di esperienza, far vivere un'esperienza, cioè quella appunto di andare nell'azienda, dare la possibilità di andare a trovare direttamente il produttore e da lui poter acquistare il prodotto, ma anche sentir parlare quel produttore, perché io penso che poter andare in un giardino, comprare le arance direttamente da signor Cucca, ormai visto che lei da signor Cucca, sentirlo parlare e comunque scambiare due chiacchiere con il signor Serluca e capire quella che può essere l'esperienza, ecco, vuol dire dare anche un gusto diverso comunque al prodotto. Allora, azienda aperta è appunto un'esperienza, l'abbiamo chiamato piacere dell'accoglienza, ma abbiamo messo anche marketing 4.0, perché di fatto è un'esperienza evoluta da questo punto di vista, che si lega alle ispirazioni e alle emozioni che si possono provare in quel caso. E l'abbiamo ricondotta all'interno di un itinerario gastronomico, diciamo, produttivo, che ci consente appunto di andare a trovare i diversi produttori in orari che loro
ci hanno messo a disposizione, attraverso quindi una raccolta di dati che abbiamo effettuato per il tramite del comitato di gestione, che è composto da Mauro Murru, dalla dottoressa Magai e dal mister Fabio Usai.